usava. Cioè, Cristian. Ragazzi, sentite? Eccomi! Arrivo con novità, arrivo con novità! Novità? Novità, 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 novità! Ho permesso? Preso fuoco il tratto di ho permesso, con permesso, vado di sopra. Ecco perché mi avevi detto la fermarmi a raccogliere. No? Ho visto che adesso balle d'erba lì alle pecore ce ne sono già parecchie. E allora vale la pena fare qualcos'altro con questa erba. Ma le balle sono tutte su di sopra. Butto sì. Giù una marcia. E allora sono passato in negozio dal Ponce, che mi ha prestato un attrezzo nuovo che da provare. Mi ha detto che è un nuovo marchio acquisito dall'azienda Leopold, e il Ponce me l'ha proposto, ha detto che ci fa fare una prova sul campo, da provarla, che se ci interessa dopo eventualmente ci fa il prezzo. Cosa hai comprato che io sono via? No, io non ho comprato niente, ho preso in prestito. Ah, Cristian, guarda. Eccomi. Guarda che non stai raccogliendo, E mi ha proposto di provare questo attrezzo, che dopo, se ci interessa, ci fa un preventivo. Ma cos'è? Vieni qua. Ma che è una specie vedere. Di. Ma sto finendo silico amare. Guarda. È fasciatore. È sta marca nuova che hanno preso come officina Leopold. Si chiama Govail. Govail. Sì, mi ha dato una pellicola inguardabile, però per niente. Ma cos'è? Trainato, sollevatore, cos'è? Trainata. Mi ha dato bella. La pellicola arancione, ma bella. Adesso provo. È un pugno negli occhi, vedere, ma ha detto che questa funziona. Così si apre perfetto, guarda lì. Dopo va avanti e si prende su la balla, se la tira dentro e va a fasciarla. Guarda come gira. Guarda che si gira veloce. Porca miseria. Ah, però. Tracate i coltelli, zac. Taglia i coltelli, con i coltelli. E dopo scarica. Tira la leva, blop. Ah, bello. Ma guarda come fascia bene. Fasciata bene? Sì. Bella stretta. Guarda. Perfetto. Beh, comunque così non facciamo. È orrendo, dai, il colore, dai. Comunque si no, vede pensavo, bene, dai. Pensavo peggio. Vabbè, peggio. Siamo sicuri che non ci rimangono balle in campo, perché queste esatto. Si vedono da lontano, insomma. Certo. E no, dopo queste balle qua le portiamo lì alla stalla delle vacche, che quando è maturo, è diventato insilato, che è maturato. Lo butteremo dentro al robot per la razione mista. Ah, figata. Sì, bello. Ma che razza di pistone qua per aprire e chiudere la macchina. 2, 4. 4 bobine di scorta. Sì. Agri, ti stai perdendo qualcosa di bello. Guarda, io c'ho una voglia di buttare una bomba dentro il cofano qua. Hai voluto la botte nuova, adesso te la usi. Tacket, se la prende su. Clac. Adesso vado a fare anche. Adesso vado a comprare anche un trattore. Guarda. Non abbiamo no, soldi. No, ma tanto il Ponce non ti vende niente, perché ha ordini di non darti niente perché non paghiamo. Ah, sì? Già. Perché... Allora vado a rubare un trattore. Quello è un altro discorso. Se riesci a fartelo. Io questo mi ha chiamato lui, mi ha detto che gli era arrivato sto nuovo. Mi ha detto che ci farà vedere la prossima volta che arriviamo giù con calma. Ci farà vedere il catalogo completo di questa azienda, di sta Govail. Ho visto che c'è a vari prodotti. Cosa dici di un bel class? Dobbiamo
Adesso non abbiamo tempo, a fine stagione dobbiamo fare tirare un po' di somme, vedere di sostituire qualche trattore che magari è tirato per il collo con qualcosa di più decente. Però dobbiamo finire un po' di lavori e incassare un po', perché sennò qua la vedo dura, insomma. Hanno già pagato tutti? Chi deve pagare? Mi sembra di sì. Aspetta che guardo sul tablet. Allora, vediamo fatture. No, abbiamo da pagare noi. Abbiamo una fattura da 60.000 euro da pagare. Di cosa? La botte. Mostra i dettagli della fattura. Ah, sì. È la botte del Kwami. No, aspetta. Non pagata. Fatture. Sì, da Officine Leopold di 60.000 euro. E una dal consorzio Fertilanna di 2.000 euro. Vabbè, quello sono le 6 file di bancali e i 6 pallet di semi per le serre. E l'Officina Leopold la consegna della botte. Sì, sì. Beh, non erano però così, ma sono 60.000 tondi? Però ho visto dal 60.300. Ah, quel... Bah. E da incassare, quello che c'era da incassare, abbiamo incassato tutto. Abbiamo incassato tutto. Quindi... Oh, siamo poveri. Quindi bisogna aspettare un attimo... vedere come va la stagione con i vari prodotti, i vari pistacchi e tutte quelle robe lì strane che abbiamo messo giù, che dobbiamo, lenticchie, tutte quelle robe lì, e bisogna vedere un attimino, perché noi nei silos cos'è che abbiamo? Avena, giusto, basta. Abbiamo un po' di avena, ma mi sembra che ne abbiamo già venduta anche. Sì, venduta. Ma poca roba, perché ne abbiamo tanta da... Qualcosa abbiamo, guarda, no? Ti dico... Ah sì, se mai c'è... Vabbè, abbiamo su tutto dalla patatara, perché no... noi silo non li abbiamo, quindi per forza. Quello è un investimento da fare, tutto trattore, secondo me. Prima sì, anche perché quello della patatara per quest'anno ce l'ha prestati per niente. Ma se gli lasciamo, sì, lì ancora la roba, ci tocca cominciare a pagare. Però sai, un silos cosa costa? 200.000 euro farlo? 300.000 euro? Magari se lì vale la pena dargli qualcosa a lui. Non lo usa. Come affitto. Sì, anche quello è vero. Boh, vediamo. Non credo che ti chieda 200.000 euro di affitto. No, beh, quello sicuramente no. Se ci chiede... in base a quello che gli portiamo, ma penso che se ci chieda dai 5 ai 10 mila euro all'anno, 20 mila euro, ma anche 20 mila euro all'anno, secondo me quest'anno non ci chiede niente, e se proprio ci chiede qualcosa l'anno prossimo ci chiederà dai 5 ai 10 mila euro. Sì, no, sto dicendo, anche se ci chiedesse 20 mila euro, cioè, sì, per 10 anni per 10 anni, dentro. Esatto. Ah, e dopo 10 anni di risparmi forse abbiamo... Bisogna fare i conti giusti di cosa abbiamo portato. Comunque ho ben segnato tutto a casa. Adesso qua sul trattore non ti so dire. No, beh, certo. Le raccoglie bene, Matt, ste balle, sì? Sì, sì. Vanno bene, vanno. Tengono bene, non si rovinano nel caricarsi. No, sono tirate bene, no. Vero? Belle strette. Ah, boh, meno male. Ah, no, ti ho detto, un bel attrezzo questo. Sì. Beh, non c'era sollevatore? Ma ha detto che hanno hanno un catalogo con altri prodotti. Mi nominava che c'è, sì, un fasciatore da più piccolo da mettere sul sollevatore, questo trainato per le balle tonde, dopo ce ne hanno uno più grande, che però, se non sbaglio, quello, cioè, lo metti lì in campo e gli porti le balle con la forca, e quello fa sia balle tonde che balle quadre. E dopo so che hanno altri macchinari anche,
Però dirti di preciso adesso, mi ha detto che mi procurava il catalogo e ce lo fa avere, insomma, ci fa vedere il catalogo di sti nuovi, queste nuove attrezzature che gli sono arrivate. Ultima passata di liquami digestato. Ottimo. Io ho finito di anch'io, porto a casa l'attrezzo. Ma dopo questi 5 campi qua ce ne sono degli altri da fare? Oh, non quelli a erba? Non mi ricordo. Quelli no, dove abbiamo fatto fieno? Ma potresti, potresti venire anche a sliquamare questo campo qua, che magari da qui alla fine dell'anno riusciamo a fare un altro sfalcio anche. Se Manfred avesse del gestato più vicino, sì, altrimenti troppo lontano. Ma so che ha... so che ha... No, beh, guarda che c'è la strada, arrivi in un lampo dal nostro biogas da qui, eh già. Sei vicino? È al di là della rotonda, cioè non ci metti tanto, no? Sì, ma sai dov'è il nostro biogas? Sì. Io ti sto vedendo dalla mappa, tu sei nel campo 60. Sì. Aspetta che mi apro anch'io la mappa. Il nostro campo è al 36, il nostro biogas. Sì, aspetta. Sì, però se tu da dove abbiamo il biogas scendi, passi il ponte e passi tra il 42 e il 50 e arrivi alla rotonda e arrivi via subito al 60, cioè è un colpo di mano. Sei molto più vicino che non andare per dirti ai nostri campi 17, 18, il 7, l'1 che sono dall'altra parte della valle. Che là non ci penso neanche ad andarci. O il 26 dove sei te adesso. Ma no. Ci metti quasi uguale andare su al 26 dove sei adesso o venire qua dove siamo noi. Comunque guarda te, secondo me rischiamo anche di riuscire a fare un altro sfalcio prima di fine anno, però non ti so dire. Fammi vedere dove sono le altre qua. Guardate cosa mi tocca fare. Ah, hai voluto te alla botte, la botte, cioè voglio a botte, vado a botte, vado a liquami, vado io, faccio io. Dopo, ma voglio la botte più grande. Preso la botte più grande, già stufo. Non ce la fa. Il trattore più grande. Dopo cos'è che vuoi ancora? Qualcuno che lo fa al posto tuo? Una bionda di fianco a me. Qualcuno che lo fa al posto tuo? Sì, dopo vedi la mora su dell'azienda del sole lì, quella mezza matta. Vedi cosa se te la dà la bionda. Torna alle orecchie e te la dà la bionda. No, però dopo è la mora che mi dà su, è quello che... Sì, infatti. Dai, vieni, se hai finito di sliquamare vieni qua a trovarci che ti faccio vedere l'attrezzo qua nuovo. Adesso sto caricando il digestato nuovo. Ottimo. Hai fatto un carico, Matt? Ne ancora? Dio. È ancora che ti sta stalkerizzando. Sì, infatti ce l'ho dietro che sento fiato sul collo. Sembra... Sembra di avere un vampiro che è lì pronto per ciucciarmi il sangue. Ma è molto in pendenza quel campo? No. È giusto. Un po' di più, insomma. Se lo prendi per lungo, non ci sono problemi. Va benissimo. Perché calcolo che arrivo con 300 quintali di liquami. Sì, fai pure. Ho già capito che non ci riesco. Come no? A parte che siamo qua ancora, cioè abbiamo da fare ancora una settimana a imballare qua, mi sa, Cosa dici, Cristian? Allora porto ci vuole. Abbiamo fatto almeno metà campo. Sì, quasi. E no. Più o meno. Sì e no. Ma tu devi sentirlo ancora il ponce. Buon ponce. Perché?
perché ci potrebbe servire un coltivatore e non ce l'abbiamo. Anche. Ma non abbiamo la dischiera. Appunto. Cioè, ci vuole far spendere soldi a tutti i costi. No, ci vuole un coltivatore, non dischiera. Guarderemo. No, guarderemo. Ma invece siamo a fine luglio, per agosto cosa avremo da fare? Così per organizzarci, perché secondo me il mese di agosto diamo fuori da matto qua. Me sa. Sì, sicuro. Secondo me diamo fuori da matto con la nostra roba. Poi metti che arriva un qualche contadino rompiscatole. Vabbè, prima facciamo la nostra roba, dopo se avanza tempo andiamo a fare lavoro anche per gli altri. Ma a meno che non arrivi uno che paga, dove vado? Che paga molto bene. Aspetta, dove sei? Allora, alla rotonda prendi... prendi tutto a sinistra. Fai tutta la rotonda e dopo vai via, passi sotto nel boschetto e giri giù a destra tra il 43 e il 59 e vieni giù dritto e arrivi giù dritto al 60. Tieni le indicazioni per la segheria praticamente. C'è già perso. Lì gira a destra. E adesso vieni giù dritto, dovresti trovare... No. Dovresti trovare una galleria anche, se hai preso la strada giusta. E aprire il finestrino, perché... Ho avuto... ma non paura. Di più. Con quell'altro potevo azzardarmi fra le curve ai 30 all'ora. Questa pesa. Pesante, poi è più alta del trattore, sai. Hai voluto la bicicletta. Pedala. Sono anche in riserva. Per giunta. No, qui da far gasolio non ce n'è. No. Sono secco. Sia di urea. Allora bisogna andare a casa. Se non arrivi ad andare a casa, bisogna andare a casa a prendere il pick up con su le cisterne. Ma se ci fosse qualcuno in giro che non c'ha un beato da fare, sarebbe cosa buona e giusta. C'è anche il Landini. C'è anche il Landini, Matt, che è quasi, è praticamente in riserva, vero? Cioè, ma dov'è l'entrata? Posso venire io? Vieni, Gabriele. Dai, vieni. Metto a posto là. Ho dato una lavatina, fatto bene. Io sono entrato qui dalla segheria, io. Sì. Ciao, Herman! Tieni la parte alta del campo, che lì abbiamo finito. Devo fare anche della salita con la botte piena. Guarda come affonda... No, la parola affonda non mi piace. Gabriele, buttati, sei posto, buttati la catena sul pick up anche, va là. Okay. Oltre alle cisterne, perché mi immagino che questo rimane impiantato. Ce la fai, Agri? No, è fermo. No, fermo no, quasi. Sta ruspando. Adesso curvo tutto e mi impianto, sicuro. Non curvare tutto. Curva un po' per volta.